festeggiare la giornata internazionale dell'infermiere che si è svolta il 12 maggio, però abbiamo colto l'occasione oggi che è domenica per diciamo, far partecipare più persone possibile. E oggi è una giornata di promozione della nostra immagine, ci vogliamo avvicinare al cittadino per ribadire il concetto che noi siamo una professione che vuole salvaguardare la salute e promuoverla in tutti gli ambiti e in tutte le fasce di età, dal bambino all'anziano, noi ci siamo sempre vicino al cittadino. Abbiamo fatto una simulazione del BLSD, del PBLSD pediatrico. E poi c'è anche, diciamo, divulghiamo anche degli opuscoli che sono stati fatti sui vaccini e anche sulla sudorimetria, sul sudorimetro che sono stati offerti dalla SIET. E poi anche un altro opuscolo sul 118, quando va allertato il 118. Scendiamo in piazza per ricordare la giornata internazionale dell'infermiere che ricorre il 12 maggio, evento che abbiamo comunque già celebrato a Grotta Minarda e questo è il secondo evento e abbiamo inteso farlo qui ad Avellino, nel capoluogo di provincia. Per fare cosa? Per dire chi è l'infermiere del XXI secolo, l'infermiere del 2021, chi è? È l'infermiere che non è un eroe, è un professionista che cerca di stare vicino e rispondere meglio ai bisogni di salute del cittadino tutto. Lo abbiamo fatto prima, lo abbiamo fatto in periodo Covid, lo continueremo a fare. È l'infermiere che vuole entrare in mezzo alla gente, non chiuso nelle mura dell'ospedale o nell'ordine delle professioni infermieristiche della nostra istituzione, ma l'istituzione che scende in piazza e dire: noi siamo attenti ai vostri bisogni di salute, siamo qui pronti. E siamo pronti anche a sponsorizzare, a batterci tante per questa nuova figura, l'infermiere di famiglia o di comunità. E quell'infermiere che sta sul territorio, questo territorio che tanto se ne parla ormai dalla legge 830 del 78, poi con la seconda e terza riforma, ma in pieno non si è mai poi concretizzata. Oggi c'è questa nuova figura e lo ritroviamo nel decreto rilancio. È stato fatto un accordo Stato-Regioni, adesso a livello periferico, quindi regionale e nelle aziende sanitarie locali, bisogna mettere le basi per istituire questa figura sul territorio, che è quella figura che intercetta prima e meglio i bisogni di salute del cittadino, prima che quelle patologie si possano poi riacutizzare, quindi fare prevenzione, agire prima. Quindi questa mattina avete fatto anche varie dimostrazioni? Sì, oltre che presentarci, abbiamo un attimino parlato di che cos'è il Covid-19, quindi l'infezione da SARS-CoV-2. Quindi abbiamo distribuito degli opuscoli che parla delle varie tipologie di tamponi che andiamo a fare e anche i vari tipi di vaccini, quindi stiamo distribuendo questo opuscolo. Fatto questo, poi stiamo facendo fare delle simulazioni anche su il BLS, significa il Basic Life Support, le rianimazioni cardiopulmonari e la defibrillazione precoce sia in ambito pediatrico che in ambito di persone adulte. E anche qui stiamo distribuendo degli opuscoli sul corretto utilizzo del saturimetro e la corretta chiamata che deve essere fatta ai servizi di urgenza e emergenza, quindi il 118. Quindi stiamo rilasciando anche questi opuscoli che possono essere utili, speriamo, per la popolazione per chiarire alcuni dubbi, alcune e dare qualche spunto di riflessione. Stamattina siamo tutti qui riuniti per festeggiare la giornata internazionale dell'infermiere, che in realtà è il 12 maggio, ma abbiamo scelto la domenica proprio per stare in piazza a contatto col cittadino. Ci sono varie dimostrazioni, vari stand, dalla formazione di come nasce effettivamente la figura dell'infermiere, quindi c'è lo stand per quanto riguarda i corsi di laurea, ma anche per quanto riguarda la pandemia, c'è un corso anti-Covid e per finire c'è il corso di rianimazione BLSD e PBLSD, proprio per in caso di necessità, in modo tale che ogni cittadino può essere preparato davanti a un'emergenza. Questo è un modo per dimostrare ai cittadini che noi infermieri stiamo vicino a loro. La nostra è una grande professione fatta con il cuore ma anche con una preparazione notevole.
Il nostro vuole essere appunto come ordine professionale infermieristico, siamo qui in piazza per dare modo di far vedere che l'infermiere è una figura professionale con delle competenze che possono appunto aiutare il cittadino ad affrontare determinate situazioni, come quella, come si evidenzia nei vari stand, dal riconoscimento da un arresto cardiaco, le prime manovre da fare, cosa fare, quando chiamare un 118, a quello delle varie manovre per la disostruzione delle vie respiratorie, qual è la manovra di Emlich per gli adulti, oppure le manovre che si possono fare su dei neonati. Quante volte capita delle mamme di andare in panico senza sapere? Ecco, l'infermiere è vicino al cittadino, in tutto, per sempre. L'infermiere non è soltanto una figura professionale legata all'ambiente ospedaliero, ma è una figura che adesso è molto importante sul territorio. Questo periodo, ahimè, della pandemia con il Covid, forse ci si è resi conto, ma noi ci siamo sempre stati e sempre ci saremo. Dimostrazioni, come potete notare dai vari stand che ci sono, abbiamo portato qui ovviamente una piccola rappresentanza delle varie manovre e procedure che possono essere d'aiuto al cittadino, per poi speriamo che come ordine riusciremo ad organizzare altri eventi e coinvolgere quanto più cittadini possibili. Oggi è una giornata, è la seconda edizione per quanto riguarda la prima giornata delle infermiere, che è la giornata internazionale, e sono 200 anni che si festeggia. Noi l'abbiamo festeggiata già a Grotta Minarda, adesso c'è questa seconda edizione. Per noi è una manifestazione importante proprio perché si crea quello che è il legame con il cittadino, l'infermiere verso il cittadino. L'infermiere spesso non ci si rende conto, ma lo si incontra dalla nascita, quando il bambino nasce, quindi che assiste la donna partoriente, così durante il percorso assistenziale nell'ambito ospedaliero, così sul territorio, quando si va al laboratorio di analisi si incontra un infermiere, anche nel fine vita, quindi soprattutto perché comunque l'età è aumentata, quindi abbiamo quelle che sono delle malattie cronico-degenerative dove l'infermiere comunque riveste un ruolo importante proprio per la prevenzione, ma l'infermiere non si occupa soltanto di quella che è l'educazione terapeutica, ma anche quella che è l'educazione alla salute, quindi abbiamo anche questa nuova figura che è l'infermiere scolastico. Per noi è una cosa importante perché spesso siamo stati un pochino dietro le quinte in questa pandemia e c'è stata la fuoriuscita di questa nostra grande professione, e noi vogliamo che il cittadino si sensibilizzi al nostro lavoro e che ci aiuti anche in questo, quindi cercando di interagire integrandosi perfettamente, quindi anche per quanto riguarda la prevenzione, quindi partecipare a quelle che sono le giornate di prevenzione, che per noi è importante, questo ci permette comunque quello che è l'obiettivo salute. Noi condividiamo comunque questa concezione. Durante questa pandemia c'è stata anche quella che è la fuoriuscita della resilienza, c'è questa energia interna, perché comunque l'infermiere ha avuto paura, ovviamente eravamo denutati da quelle che erano comunque un'esperienza verso questo virus, e invece noi ci siamo avviati cercando di rimodulare quello che è il nostro percorso assistenziale verso il paziente, e diciamo che comunque si sono avuti grandi risultati, anche purtroppo ricordiamo anche i tanti infermieri e colleghi che sono morti durante la pandemia, ma tanti altri che sono comunque anche con la paura hanno continuato a fare il loro lavoro al meglio. Quindi giornata importante, abbiamo diversi stand, noi abbiamo fatto tutto da soli, tutti gli infermieri, anche la costruzione degli stand l'abbiamo fatta noi infermieri, questo per farvi capire l'energia che abbiamo e la voglia di farci conoscere. Abbiamo diversi stand dove abbiamo quella che è la dimostrazione per quanto riguarda il massaggio cardiaco sugli adulti e anche per quanto riguarda la disostruzione delle vie aeree per quanto riguarda i bambini, e anche il massaggio cardiaco sul neonato, abbiamo proprio un'infermiera pediatrica, perché una cosa importante è che oltre agli infermieri ci sono gli infermieri pediatrici che sono specializzati sui bambini. Abbiamo un altro stand dove comunque ci sono delle spiegazioni per quanto riguarda la gestione dei vaccini, quindi quali sono la tipologia dei vaccini, quella diversità dei vaccini, come viene effettuato un tampone, diversi tipi di tampone, quindi dal sierologico al tampone nasofaringeo, rapido e molecolare. Quindi c'è anche una spiegazione per quanto riguarda comunque la gestione in qualche modo di questo percorso sulla pandemia, che purtroppo ci riguarda assolutamente. Poi abbiamo dei piani in cui c'è la spiegazione di come viene utilizzato il saturimetro, e quindi cerchiamo di rivolgerci per quanto possiamo le nostre competenze verso il cittadino che ci chiede comunque delle spiegazioni in merito.